Buonasera mister, si è da poco conclusa l'amichevole con il Fossano, un primo test, lei che partita ha visto? Vabbè, sono certamente soddisfatto, sono pochi giorni che abbiamo iniziato la preparazione e tutto sommato per una buona mezz'ora abbiamo tenuto anche discretamente bene il campo con una squadra di categoria superiore. Comunque quello che ci interessava, come penso anche a Fossano, è di mettere minuti nelle gambe, di proseguire su questo inizio di lavoro, di preparazione e poi soprattutto di evitare in questo periodo infortuni. No, Tanti cambi, ancora sperimentazione. vabbè, ripeto, sono poco tempo che ci alleniamo, oltretutto purtroppo per vari motivi c'erano 5-6 ragazzi ancora via per le vacanze. O per lavoro e quindi siamo in pochi, per fortuna abbiamo un po' di ragazzi giovani della Juniors che ci danno una mano in questa fase così importante della stagione ed era comunque giusto anche vederli e dargli la possibilità di mettersi in mostra. Ecco, lei cosa si aspetta da questa stagione? Mi aspetto di fare un buon campionato, cercare di. Anzitutto mi aspetto di finirlo, che sarebbe già una bella cosa. Poi, vabbè, siamo una squadra molto giovane, perché ci siamo ancora ringiovaniti dallo scorso anno, ma secondo me abbiamo inserito dei giovani di valore, che poi, soprattutto i 2000, proprio giovani giovani non sono più, perché ormai fanno da 3 o 4 anni queste categorie. E abbiamo entusiasmo, abbiamo una buona rosa e speriamo di poterci togliere delle soddisfazioni e di crescere, di migliorare. Abbiamo, ripeto, alcuni giovani molto interessanti che devono però continuare a crescere, diventare da giovani giocatori importanti di questa categoria. Ecco, quali sono le avversarie da battere quest'anno? Ah, vabbè, le strade da battere sono tantissime, non è che noi abbiamo in questo momento ambizioni di alta classifica, quindi le avversarie da battere saranno veramente tante e dobbiamo riuscire a diventare noi una squadra difficile da battere per poterci togliere delle soddisfazioni. Allora avremo fatto un buon lavoro. Se gli altri a fine campionato diranno che il Centaldo è una squadra dura da battere, vuol dire che abbiamo fatto quello che dovevamo fare.